Seconda puntata dedicata ai vettori in componenti cartesiane. Questa volta vogliamo imparare a ricavare le componenti cartesiane di un vettore partendo dalla conoscenza del suo modulo e dell'angolo che esso forma con una direzione assegnata. Partiamo con l'esempio di questo vettore, il vettore A. Questa è la direzione rispetto alla quale noi sappiamo che il vettore A è forma un angolo di circa 35 gradi alfa. Quindi sappiamo che il vettore A ha un certo modulo, immaginiamo sia segnato 60 newton se si tratta di una forza, e l'angolo che esso forma con l'asse delle x sia 35 gradi. Quanto valgono le componenti cartesiane di questo vettore? Inseriamolo in un sistema di assi cartesiani. Sappiamo che lo dobbiamo scomporre lungo gli assi x e y per determinare i due vettori componenti di A, AY e AX. Quali saranno le componenti cartesiane di A? Ricordiamo che il vettore AX sarà un multiplo del versore dell'asse delle x e il vettore AY sarà un multiplo del versore dell'asse delle y. Ma quanto vale intanto il modulo di questo vettore AX? Ragionando su questo triangolo rettangolo, possiamo dire che il modulo del vettore AX sarà dato dal prodotto del modulo del vettore A per il coseno dell'angolo alfa. Questo è il modulo del vettore AX. Prima di arrivare a definire la componente cartesiana AX di questo vettore, devo fare un ulteriore passo di giudizio riguardo al segno della componente cartesiana. Noto che il vettore componente AX è concorde con il versore, quindi il segno da anteporre è il segno più. Quindi la componente cartesiana AX è data dal modulo del vettore AX accompagnato dal segno più. Si noti che questa scrittura AX rappresenta appunto un numero reale e la componente cartesiana del vettore. Non rappresenta semplicemente il modulo del vettore AX, è legata a questo modulo ma con una valutazione di segno. Allo stesso modo, per quanto riguarda la componente AY, la componente AY sarà legata al modulo del vettore AY. Ragionando su quest'altro vettore, anche questo è alfa, quindi AY come modulo sarà dato da A per il seno di alfa. E poi l'ulteriore valutazione sul segno. AY e il versore Y sono concordi, quindi il segno di questa componente cartesiana è più. Se voglio condurre i calcoli, posso allora calcolare prima di tutto il prodotto di 60 per il coseno di 35 e quindi mi viene 35 coseno per 60 e fa 49,15, stiamo parlando di newton, mentre per quanto riguarda la componente y avrò 35 seno per 60, che fa 34,41. Posso quindi scrivere il vettore A in notazione cartesiana scrivendo 49,15 versore x più 34,41 versore y e ricordando che si tratta di tutte misure espresse in newton. In definitiva, potrei anche scrivere che il vettore A ha come componenti cartesiane
49,15 e 34,41, il tutto espresso sempre in newton. Questo era un caso semplice perché il vettore A aveva delle componenti entrambe positive. Vediamo un caso un po' più complesso. Cerchiamo di disporre ad esempio il vettore in modo che una delle componenti sia negativa. E allora ecco gli assi cartesiani su cui disporremo il vettore. Questa volta il vettore poniamolo nel terzo quadrante, lo indicheremo con la lettera B e assumiamo che i dati del problema ci diano questa volta l'angolo beta formato dal vettore con l'asse delle Y. Ho volutamente cambiato il tipo di definizione dell'angolo perché non si pensi che sia un automatismo il fatto che la componente x sia sempre legata al coseno e la componente y al seno. Può essere anche diverso. Supponiamo che il problema ci dia anche questi valori. Il vettore b, questa volta, scusate, il modulo del vettore b rappresenta uno spostamento di 30 metri. Quando si vuole rappresentare il modulo del vettore b non bisogna indicare il segno di vettore ma semplicemente b, e supponiamo che beta valga diciamo 18 gradi. Velocemente ricaviamo le componenti, scomponiamo b disegniamo bx componente lungo l'asse x, by componente lungo l'asse Y. Ricordiamo l'orientamento dei versori. Andiamo a calcolare le componenti. Cominciamo con la componente BX. La componente BX sarà data dal modulo di BX che, ragionando su questo triangolo rettangolo, sarà dato da B seno di beta. Poi però bisogna ricordare che bx è opposto al versore x, e quindi la componente cartesiana bx sarà un numero negativo perché moltiplicata per il versore che punta a destra deve dare un vettore componente che punta a sinistra. Allo stesso modo by questa volta sarà data, ragionando su questo triangolo, da b per il coseno di beta con il segno più, anzi no, col segno meno anche questo. Perché? Perché anche in questo caso il vettore by punta verso il basso, mentre il versore y punta verso l'alto. Quindi in questo caso entrambe le componenti sono negative. Andiamo a calcolare i valori. E quindi abbiamo il seno di 18 moltiplicato per 30 metri, che dà come risultato 9,27 meno 9,27 metri, e poi ripetiamo con il coseno, quindi 18 coseno per 30 dà come risultato 28,53 meno 28,53 metri. Ecco le due componenti ed ecco la scrittura cartesiana di B. B sarà dato da meno 9,27 versore X meno 28,53 versore Y in metri, oppure in alternativa meno 9,27 meno 28,53. Quindi abbiamo visto due casi, quello del vettore posto nel primo quadrante, o meglio, che ha un orientamento nel primo quadrante e che ha entrambe le componenti positive, quello del vettore posto nel terzo quadrante che ha entrambe le componenti negative. È facile dedurre che un vettore
orientato nel secondo quadrante avrà la componente x negativa ma la componente y positiva. Un vettore orientato nel quarto quadrante avrà la componente x positiva e la componente y negativa. In una prossima trasmissione vedremo come sia possibile fare il passaggio inverso, cioè partire dalla conoscenza delle componenti cartesiane e ricostruire il modulo e il verso, la direzione, quindi l'angolo che il vettore forma con l'asse delle x.